Il riferimento nel mondo per i cani da pastore è nel Tortonese, è Dario Capogrosso. Come è cominciata la tua avventura? La mia avventura è iniziata un bel po' di anni fa, in realtà volendo andare a vedere, io sono nato allevatore, quindi nasco da famiglia di allevatori. La decisione di fare l'allevatore in realtà non c'è mai stata, l'ho sempre saputo, è sempre stato dentro di me. Io ho la grande fortuna, il grande privilegio di fare ad oggi quello che avrei sempre voluto fare. Il pastore maremmano abruzzese è un cane eccezionale sotto vari punti di vista, sia per la sua in qualche maniera molteplicità di attitudini che partono da quelle di custode del gregge e vanno a finire a quelle di cane da famiglia. In ogni cucciolata, ogni cane, ogni singolo cane ha una sua netta individualità e specificità. Quanti cani hai? Allora, i cani sono tanti, la mia struttura in qualche maniera per quanto riguarda appunto l'ASL e le direttive sanitarie dovrebbe contenere 50 cani, ho comunque al momento dei giovani, però punto ovviamente anche a migliorare la struttura per arrivare a un numero congruo di cani per quella che è la richiesta che ho sia in Italia che all'estero. E parliamo brevemente di tutte le fasi di vita dei cani, cominciamo dall'accoppiamento, un momento vissuto con grande rispetto dal branco. Non c'è nessun libro testo che parla di questo, neanche i testi di etologia, perché fare tutto questo è molto complesso. La gestione dei cani in branco presuppone la conoscenza del ruolo di branco, quindi i cani nascono alfa, nascono beta, nascono gamma, nascono tester, esattamente come la struttura gerarchica dei lupi. E in qualche maniera modulare la vita di branco tenendo conto di queste situazioni è complesso. In realtà mi sono reso ben conto che è molto più corrispondente alla natura, insomma, del cane, in partenza prevedere un maschio che possa essere compatibile con un gruppo di femmine. La tensione nei momenti del calore per le femmine è molto alta, all'atto dell'accoppiamento è il momento in cui sia maschio che femmina si trova in un momento di grandissima debolezza. I cani si ritrovano per buona parte dell'accoppiamento inermi, attaccati l'un l'altro per il posteriore, per cui sarebbe un momento di straordinaria debolezza se qualcuno volesse approfittare di questo momento. In realtà le tensioni si placano e non ci sono mai scontri in questo senso. Poi al termine della gestazione la madre scava una buca ai tuoi cuccioli? Sì, anche quello, io cerco di allevare i cani tenendo conto del loro benessere per motivi sanitari, si cerca sempre di rendere molto artificiale il momento del parto, si cerca fondamentalmente di creare un nido in cui la mamma si ritiene possa partorire in scioltezza, un nido igienicamente ovviamente protetto, quindi una tana, quindi noi cerchiamo una tana per loro, quindi in un angolo della casa dove vogliamo noi tra l'altro che la cagna partorisca. Normalmente però gli ultimi 10 minuti quando la cagna deve partorire cerca un posto totalmente diverso, quindi in realtà quello che noi abbiamo costruito la cagna lo ignora totalmente. I proprietari dicono: ma com'è possibile? Ci sono un sacco di problemi da questo punto di vista, perché alla fine magari la cagna che magari partorisce in casa poi ti fai i cuccioli in cucina dove non l'hai provvisto, quindi insomma con una baradanna di problemi, di ricadute che tu magari non sai gestire. In realtà lasciare fare la natura vuol dire che normalmente, specialmente la stagione estiva, io faccio partorire i cani nei paddock in cui normalmente vivono, quindi comunque col branco di corolla e di supporto che non va mai a interferire con la partoriente. La femmina si scava una buca vergine, tra l'altro, quindi partoriscono una sostanza nella terra. La mortalità infantile del mio allevamento è praticamente bassissima, ai minimi termini, proprio perché lascio questa fase in pratica alle cagne, quindi non do mai antibiotici, i miei cani hanno un sistema immunitario molto forte e a quel punto i cuccioli vivono in un'area che ho destinato appunto ai nascituri. I cani quindi da lì a 2 mesi vivono una loro vita assieme alla mamma. La mamma li allatta, li cura, li toiletta e quindi in qualche maniera li tutela da un punto di vista anche sanitario. Tra le attitudini dei cani, come dicevamo, c'è quella di proteggere il gregge. Parlaci degli alpaca. L'essenza precipua di questi cani è la protezione del gregge. Questa protezione, pur essendo insita nel cane, quello che devi fare è selezionare i cani giusti e poi
creare un periodo di affiatamento e di imprinting dai 3 ai 4 mesi, quindi 2 ai 4 mesi. Quindi quello che io faccio è, avendo un gregge di alpaca e interessandomi appunto alla produzione di alpaca e non degli ovini da parte dei miei cani, li inserisco a 2-3 mesi assieme agli alpaca, specialmente quelli che andranno poi a lavorare in futuro in greggi simili. Quindi, detto questo, oltre all'affidabilità è fondamentale la deterrenza, quindi un cane antilupo deve essere anche molto forte, molto rustico, e deve avere un'aggressività intraspecifica molto alta, quindi aggressività nei confronti di altri cani, altrimenti se non protegge il gregge di un cane, figuriamoci contro un predatore. E poi il cane tendenzialmente lo studi tutto l'anno per vedere in qualche maniera quali sono le sue performance o di affidabilità o di protezione. E infine, Dario, dove e a chi sono destinati i tuoi cuccioli, i tuoi cani? Questo allevamento in tutta Europa, in tutto il mondo, sia ad allevatori specialmente di alpaca, ma anche comunque ad allevatori italiani di pecore, e ho destino i cani anche a progetti appunto di collaborazione con vari parchi nazionali italiani, che poi a loro volta li affidano a dei pastori per la tutela dei gregge. Però la cosa bella è che specialmente con la maggior parte dei miei clienti, specialmente con le famiglie, ho la possibilità di conoscere tutte le destinazioni dei miei cani, perché offro la possibilità di portare, consegno personalmente in tutta Europa, in tutto il mondo, i miei cani. Quindi grazie a Ismea che mi ha permesso di acquistare questa proprietà bellissima sui Colli Portonesi, in cui assieme al grande Timorasso, che è un vino locale bianco, produco un'altra perla bianca, almeno che il pastore maremmano abruzzese, qui in queste splendide colline. Quindi grazie ancora all'Ismea, che grazie a G appunto mi ha permesso di accedere a questa fantastica proprietà nel mezzo di Salezzano e Tortona. Allora ci salutiamo con la promessa che chiamerai i tuoi prossimi cuccioli Ismea, Cia e Timorasso. Timorasso sicuramente, è già nato.